Siamo con Giancarlo Donati, il presidente del Freebiker Spedale Folonichese, che quest'oggi organizza a Follonica, vicin città, una bella festa, oltre 200 persone. Presidente, insomma, un bel risultato, una bella giornata di sport. Ottimo risultato, il tempo ci ha aiutato per un pelo e siamo molto soddisfatti, anche perché siamo stati aiutati dalla Polizia Municipale, che ha emanato l'ordinanza di chiusura del traffico al passaggio dei ciclisti. I ciclisti, anche più piccoli, hanno risposto alla grande. Al termine ci saranno delle piccoli gadget che saranno dati a tutti i partecipanti. E niente, per l'anno prossimo cercheremo di incrementare il numero con una diffusione maggiore delle informazioni, anche se le scuole sono state avvisate, sono stati inviati alle scuole un decalogo per i ciclisti rispetto delle regole stradali, indossare il casco, non inveire contro gli automobilisti indisciplinati, cercare di far capire alle persone che sono nelle piste ciclabili di evitare di andarci, ma sempre con modi tolleranti, mai con parolacce. Questo dovrebbe essere l'ideale. Dopo Castiglione della Pescaglia e Grosseto, oggi si chiude vicin città Wisp in provincia di Grosseto. Si può dire che Follonica ha risposto presente, perché, come diceva lei, Presidente, ci sono tanti bambini. Insomma, visto che si parla di mobilità sostenibile, insomma, di una mobilità diversa, di un modo anche di vivere diverso, insomma, il risultato è raggiunto. Il risultato è raggiunto, c'è molto da migliorare, specialmente con le piste ciclabili, con la gestione delle piste ciclabili, e questo purtroppo ci varrà del tempo, perché piste ciclabili vuol dire soldi, investimenti, e la gestione, soprattutto la pulizia e il rispetto delle regole, anche quello ha un costo. Però ecco, essendo stati in giro per corse ciclistiche in Belgio eccetera, il nostro obiettivo è arrivare vicino perlomeno ai paesi del nord Europa. Ricordiamo, Presidente, Freebiker Spedale Folonichese, storica società WISP, ma storica società di ciclismo in Maremma, organizza tra le altre gare, ricordiamo, il Maremma Bike Trophy, che è una delle principali gare di mountain bike provincia di Grosseto. Insomma, non è solo ciclismo, ma è anche cultura, è anche uno stile di vita. Ma con la nostra Gran Fondo della Maremma, che faremo il 25 di giugno, quest'anno passeremo nei centri storici di Massa Marittima, Caldana, Tirli, in modo da far conoscere anche le persone che vengono da fuori Toscana i nostri meravigli. Insomma.